diciamo, il tema è vastissimo, però io proverò ad andare, diciamo, per punti, quindi scusate magari una presentazione un po' assertiva, però poi la possiamo eventualmente approfondire, partendo dal perché ho scritto questo libro, che, il cui tentativo è sostanzialmente quello di fornire uno strumento per chiunque abbia voglia di attivarsi. Diciamo, l'ambizione del libro è che sia letto e capito da chiunque non sa nulla di economia, del debito e di queste cose qua. Perché finora sono usciti molti testi sul debito, ad alcuni anch'io ho collaborato. La mia impressione però è che tutti questi testi richiedono al lettore alcune conoscenze di base, per cui molti non si cimentano, anche perché siamo abituati a pensare che l'economia in realtà è l'econo loro, cioè ci sono altri che se ne occupano, non è cosa che riguarda noi. Invece, secondo me, si possono spiegare le cose dell'economia, diciamo, basta non farlo fare agli economisti, scusate se ce n'è qualcuno in sala, perché poi si possono capire abbastanza semplicemente. Io sono partito da due cose, da due elementi. Il primo è il dato numerico del debito sul pianeta. Attualmente il debito pubblico è pari a 44.000 miliardi di dollari, cioè la somma del debito degli stati attualmente sul pianeta Terra è 44.000 miliardi di dollari. Se a questo aggiungiamo il debito privato, cioè quello dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, che è pari a 152.000 miliardi di dollari, arriviamo a una somma che sfiora i 200.000 miliardi di dollari. Sommando il debito pubblico e il debito privato si arriva a quasi 200.000 miliardi di dollari, che è tre volte il valore del PIL mondiale. Cioè attualmente sul pianeta Terra la ricchezza complessiva prodotta è meno di un terzo del debito. Tecnicamente, quindi stando ai criteri degli economisti, noi dovremmo dichiarare il pianeta Terra in bancarotta. Però il pianeta Terra continua, con qualche affanno, ad andare avanti. Allora, questo ci dice che c'è qualcosa che non ci stanno raccontando sulla questione del pianeta. La seconda cosa riguarda anche l'atteggiamento che ciascuno di noi ha sul debito, che poi è, diciamo, l'effetto dell'ideologia sul debito, e cioè il fatto che, io lo dico come un esempio, se io avessi un debito di 5.000 euro sarei preoccupato. Perché? Perché con le mie scarse risorse economiche, le mie ancora energie che in qualche modo conservo, in qualche modo, con qualche fatica, potrei pagarlo. Se io avessi un debito di 500.000 euro sarei molto più sereno dal punto di vista psicologico. Perché? Perché pur facendo ricorso a tutte le mie energie, a tutte le mie risorse economiche, non è possibile che io possa mai pagare un debito di quel tipo. Siccome siamo tutti immersi in questa seconda condizione, cioè siamo tutti immersi in un debito che è impagabile, non si capisce perché tutti continuiamo ad agire come se il debito fosse onorabile. Qual è l'insieme di questi due ragionamenti, cioè il dato numerico e il dato psicologico? È che il debito è un'ideologia costruita bene. Se io faccio un colpo di stato militare, la ferocia è più profonda e immediata, però è più evidente, cioè si capisce subito che c'è un rapporto di forza tra chi detiene la forza militare e chi viene privato dei diritti civili, sociali, politici, eccetera. Se io costruisco la trappola del debito, questa cosa è molto più sfumata. Qualche cantautore l'ha capito, no? Daniele Silvestri dice: il mio nemico non ha divisa, nella fondina tiene le carte Visa. No? Sta tutto lì. Quello che è stato fatto nel Cile di Pinochet, su cui noi sappiamo tutto dal punto di vista dei diritti umani, ma poco sappiamo sul fatto che è stato il primo esperimento liberista costruito,
ovviamente non è replicabile in altri contesti e nel nostro contesto. Qui non c'è bisogno dei carri armati, c'è bisogno però di un identico shock nei carri armati, e la trappola del debito è esattamente lo shock che costruisce questo contesto, ed è uno shock costruito ancora più, in maniera ancora più raffinata di un colpo di Stato militare. Perché? Perché sembra un contesto di libertà. Noi siamo paradossalmente abituati a pensare che il debito è un rapporto di lealtà fra uguali. Facciamo fatica a pensare quello che invece è la realtà, e poi proverò ad argomentare perché, che il debito è un rapporto di forza tra, banalmente, chi detiene il denaro, chi è costretto ad accendere un mutuo per poterne usufruire, ma sostanzialmente un rapporto di forza tra chi detiene in generale le risorse e il potere e chi dietro la trappola del debito è costretto sostanzialmente a far finta di vivere in un regime di libertà che deve però tenere conto di uno stile di vita collettivo e di una serie di diritti che sono comprimibili. Perché? Perché quello che va garantito è il rimborso del debito. Faccio un'altra premessa, anche questa ve la butto lì, ovviamente poi provo ad argomentare tutto. Il debito non verrà mai pagato, sia perché è quantitativamente impossibile, sia perché ai creditori non interessa il rimborso del debito. L'usuraio nella sua esistenza teme solo due eventi: la morte del debitore e il saldo del debito. Perché? Perché in entrambi i casi perde l'estrazione di valore periodica, che è il pagamento degli interessi, ma soprattutto perde la possibilità di determinare le energie, i pensieri, la vita, i beni dell'indebitato. Cioè tutti sanno che il debito non sarà mai pagato, l'importante è mantenere la catena del debito. Tanto è vero che, basta prendere i dati del debito pubblico italiano, dal 2006 ad oggi il debito pubblico italiano sottoposto a governi e politiche che avevano un unico obiettivo, la riduzione del debito, il debito è salito in 30 punti, rapporto debito-PIL. Negli ultimi 10 anni è continuato a salire, e ogni volta ci raccontano che tutto deve, oggi, l'altro ieri Visco ha detto, priorità, ridurre il debito. Allora, proviamo a capire un po' meglio tutto questo ragionamento che vi ho buttato un po' lì. Faccio un altro excursus. Quando si dice annullare il debito illegittimo, sembra, come per i cristiani, bestemmiare in chiesa. Peccato che io sono andato a vedere nel libro riporto un po' di dati. Il primo annullamento del debito conosciuto è avvenuto nel 2400 avanti Cristo. Il regno di Hammurabi ha fatto 4 annullamenti del debito nell'arco di 15 anni. Tutte le costruzioni religiose hanno la questione dell'annullamento del debito come elemento sostanziale, dal Giubileo per i cristiani alla Torah per gli ebrei. Diciamo, la storia è piena di annullamenti del debito. Oggi dire annullamento del debito sembra un tabù. La stessa Germania è diventata la grande Germania, ma chi si ricorda qual era il rapporto debito-PIL della Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale? Era il 573%. La Grecia disastrata è al 170%, la Germania era al 573%. Come ha fatto diventare la grande Germania, è evidente, ha detto non lo posso pagare, come direbbe qualsiasi persona di buon senso. E siccome dopo la Seconda Guerra Mondiale bisognava ricostruire l'Europa, riconciliare sostanzialmente il continente dopo la grande tragedia della Seconda Guerra Mondiale, nel 1952 si fa a Berlino una conferenza sul debito della Germania. Prima di sedersi al tavolo si dice che il debito della Germania è dimezzato, diciamo proprio per cominciare i lavori. Quando ci si siede si dimezza un'altra volta il debito, che quindi diventa un quarto,
e poi al termine dei lavori si stabilisce che quel quarto la Germania lo può pagare con scadenze, la cui ultima tappa è stata 2 anni fa, in cui la Germania ha saldato il quarto del debito originale. Molto di quel debito peraltro era con la Grecia. Paradossi della vita, alla Grecia invece si chiudono le banche perché qualcuno fa un referendum, poi si dimentica il risultato e vabbè. Allora, proviamo a capire meglio queste cose che vi ho buttato via. Perché la teoria che io sostengo è che il debito non è un problema, il debito è la dimensione assunta dal modello capitalistico nella sua fase contemporanea, cioè noi siamo immersi nell'economia del debito. Ecco perché l'annullamento del debito è un tabù, perché dire che vogliamo annullare il debito significa sostanzialmente dire che vogliamo uscire da questo modello economico, politico e sociale, quindi è una cosa inaccettabile. Da dove arriva tutto questo? Qui dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo e andare agli anni 70, agli anni 60-70. Che cosa succede in quegli anni? Voi sapete che i 30 anni di dopoguerra vengono chiamati 30 gloriosi perché sono stati gli anni della grande crescita economica e anche sostanzialmente di una configurazione, in particolare in Europa, di un modello di compromesso tra capitale e lavoro. Cioè il modello capitalistico in Europa non si è sviluppato in maniera tra virgolette selvaggia come negli Stati Uniti o come in altre parti del mondo, perché da una parte con la guerra fredda l'Europa era al confine con il cosiddetto blocco sovietico, per cui diciamo i richiami che arrivavano dall'altra parte della cortina sull'uguaglianza, i diritti, poi abbiamo visto che non erano molto di più che richiami, però diciamo a quel tempo avevano una spinta molto forte. Ricordo che questo paese era il partito comunista più grande d'Europa e quindi diciamo i poteri forti hanno dovuto tener conto da una parte di questo e dall'altra le fortissime lotte del Novecento, del movimento operaio, dei movimenti studenteschi, dei movimenti sociali eccetera eccetera, hanno obbligato il modello capitalistico a riconoscere una serie di diritti, per cui l'Europa si è strutturata con una sorta di originalità che oggi è quella che viene messa in crisi, chiamata diciamo comunemente Stato sociale, cioè un compromesso fra il modello capitalistico che si è comunque affermato ma che ha dovuto, stante le lotte, stante la configurazione geopolitica, ha dovuto concedere, comunque noi collettivamente ci siamo presi, una serie di diritti che sono stati configurati in una serie di garanzie collettive. Bene, quella fase ha visto una profonda erosione dei profitti, cioè nei 30 gloriosi i profitti di chi deteneva le proprietà, di chi deteneva le risorse sono ridotti sensibilmente, quindi c'è stata una reazione a quella fase, una reazione che ha visto la vittoria nel cosiddetto conflitto capitale-lavoro, ha visto la vittoria del capitale sul lavoro. La Fiat, lo sciopero dell'80 è stato diciamo il segnale della sconfitta di quel tipo di percorso, per cui in quel momento si intraprende una nuova strada. Nuova strada che nasce anche da una serie di innovazioni tecnologiche che cambiano il modo di produrre. Pensate nel campo della comunicazione, pensate nel campo dei trasporti, pensate nel campo dell'informatica, avvengono una serie di rivoluzioni tecnologiche che sostanzialmente modificano il modello produttivo mondiale. In che senso? Nel senso che per la prima volta la produzione si scinde dai confini geografico-statuali. Fino ad allora l'economia italiana era qualcosa che si produceva in Italia, l'economia francese era qualcosa che si produceva in Francia, poi c'era il commercio estero di beni fra la Francia e l'Italia. Queste innovazioni rendono possibile la globalizzazione della produzione. Oggi la Fiat è prodotta in tutto il mondo tranne che a Torino, in buona sostanza. Queste innovazioni tecnologiche, insieme ai processi che hanno visto rompersi l'ascesa dei diritti,
delle lotte, delle conquiste del movimento operaio, che cosa comportano? Comportano la nascita della dottrina liberista, che dice che cosa? Bene, queste grandi innovazioni tecnologiche ci permettono di trasformare l'intero pianeta in un unico grande mercato. Anzi, se noi eliminiamo tutti i vincoli sociali, ambientali, dei diritti, cioè quei lacci e lacciuoli che appartengono a un'epoca obsoleta, perché è stata sconfitta dalla storia con il crollo dei sistemi del socialismo reale, e permettiamo al mercato di essere l'unico regolatore sociale, tutto questo produrrà un'enorme ricchezza che, senza eliminare le disuguaglianze sociali, perché non è mai stato un obiettivo del modello capitalistico, però la ricchezza sarà talmente tanta che a cascata ci sarà benessere per tutti. Questa è la favola liberista che hanno raccontato negli anni 70. Ora, quella favola non è entrata in crisi oggi. La finanza non ha provocato la crisi. Paradossalmente la finanza ha posticipato la crisi. Perché? Perché quella favola è entrata in crisi già un paio di decenni dopo, cioè già alla fine degli anni 80. Quella favola entra in crisi perché? Perché si realizza tutta tranne l'ultima parte. Cioè effettivamente viene prodotto un'enorme ricchezza, la natura se ne è accorta, cioè la contraddizione ecologica non è mai stata così drammatica, ma non avviene alcuna redistribuzione sociale di quella ricchezza. Anzi, la divaricazione fra chi detiene e chi non detiene non è mai stata così ampia nella storia dell'umanità come negli ultimi 40 anni. E quindi il modello si trova immediatamente in un impasse. Perché? Perché produce un'enorme quantità di beni che non trova acquirenti. Perché? Perché la grande maggioranza del pianeta è stata talmente impoverita che non può comprarli, e la minoranza del pianeta a cui noi apparteniamo con capacità d'acquisto, nell'arco di due decenni ha comprato tutto il comprato. Perché chiunque di noi, io posso con miliardi di pubblicità cercare di convincervi che la vostra automobile va cambiata ogni due anni, ma nessuno di voi comprerà 10 automobili. Io posso convincervi con miliardi di pubblicità che lo smartphone che avete in tasca fra un mese è obsoleto perché esce il nuovo modello, ma nessuno di voi comprerà 10 smartphone a testa. Cioè c'è un limite di saturazione nell'acquisto delle merci, raggiunto il quale o io trovo nuovi acquirenti o mi trovo in un impasse. Questo è esattamente l'impasse in cui si è trovato il modello alla fine degli anni Ottanta, anzi a metà degli anni Ottanta. Che cosa avviene a quel punto? Come risponde il modello all'impasse? Spalancando le porte alla finanza, con un processo che comincia già nel 71, con la fine della convertibilità del dollaro in oro. Adesso io non entro in tutti i passaggi per non portarvi a tempo, ma tanto nel libro sono descritti, ma se volete poi li approfondiamo. Sostanzialmente è come se il modello avesse ragionato in questo modo: se io non riesco più a garantirmi profitti delle dimensioni previste vendendo beni, cercherò di avere gli stessi profitti anche maggiori semplicemente scambiando denaro. Quindi si spalancano le porte ai cosiddetti mercati finanziari. Mercati finanziari che nell'arco di un paio di decenni diventano una cosa quasi incomprensibile. Io vi do alcuni dati solo per darvi l'idea della dimensione, ma sono cose che uno dice è un mondo di pazzi se ci ragiona. Solo per darvi alcuni dati: il commercio di beni fra stati è pari a 20.000 miliardi di dollari l'anno. Il commercio di beni fra stati vuol dire che l'Italia produce le birre, le vende in Francia, la Francia produce le agende, le vende in Italia. L'insieme di tutto questo scambio in tutto il pianeta sono 20.000 miliardi di dollari l'anno. Sui mercati finanziari 20.000 miliardi di dollari là, 20.000 miliardi di dollari si fanno in 5 giorni. Questo vi dice la dimensione, ma vi dice anche che sui mercati finanziari per 360 giorni all'anno si fanno transazioni che non hanno nessuna connessione con qualcosa che esiste nella realtà. Su 100 transazioni sul prezzo del grano, una è fatta da qualcuno che produce, commercio, distribuisce grano. Le altre 99 sono fatte da soggetti che non sanno nemmeno cos'è il grano, ma tutti i giorni fanno transazioni finanziarie e determinano il prezzo del grano. Per darvi un altro numero, voi sapete che oltre alla finanza controllata esiste la finanza ombra. Finanza controllata è quella che passa per le borse. A me fa ridere dire che è controllata, ma è controllata. Quella
che passa da Piazza Affari, dalla City di Londra, da Francoforte, quella si chiama finanza controllata. Poi esiste la shadow banking, cioè la finanza ombra, quella per cui io e lui facciamo transazioni finanziarie senza passare dalla borsa. Questa parte qua è pari a 12 volte il PIL mondiale, cioè calcolate il PIL è il valore che misura tutta la ricchezza prodotta sul pianeta. Sui mercati finanziari senza alcun controllo gira un valore che è 12 volte il PIL mondiale. Cioè siamo dentro una finanza casinò, la questione dei derivati, se solo la approfondiamo 5 minuti, vi dà l'idea della follia che c'è dietro i meccanismi finanziari. Bene, però questo meccanismo è servito a posticipare la crisi del modello capitalistico dagli anni 80 al 2005-2007. Perché? Perché per 25 anni ha permesso di fare profitti dell'ordine del 17-20%, cioè almeno tre volte tanto i profitti che si facevano nella cosiddetta economia reale. Chiariamo una cosa, quando dico economia virtuale, economia reale, lo dico solo per necessità espositive. Oggi non c'è nessuna distinzione, la Fiat fa molti più soldi sui mercati finanziari che vendendo automobili, tanto per capirci. Cioè la commistione fra economia finanziaria e economia cosiddetta reale è tale per cui oggi è difficile dire, se non per ovviamente la piccola media impresa o le piccole attività, che cos'è l'economia reale, perché tutti i grossi complessi industriali vivono quasi e soprattutto di finanza, compresi soggetti industriali come la Fiat, che uno pensa che vende le macchine, invece la gran parte dei profitti la fa sul mercato finanziario. Bene, questo processo di finanziarizzazione nasce dalla sconfitta del movimento dei lavoratori nel conflitto capitale-lavoro degli anni 80. Questa sconfitta perché è necessaria per il processo di finanziarizzazione? Perché io per finanziarizzare l'economia ho bisogno di creare la domanda di indebitamento. Cioè, fino a che i salari permettevano una vita dignitosa, le persone non avevano bisogno di fare debiti. Si faceva il mutuo sulla casa, appunto. Se io restringo i salari, comprimo i redditi, la stessa persona che prima con il lavoro che aveva poteva avere una vita dignitosa è costretta progressivamente a indebitarsi. E questo è un processo di indebitamento gigantesco che viene fatto per rendere, diciamo, reale la finanziarizzazione dell'economia. Ora, questo processo arriva a un certo punto agli ultimi anni, l'ultimo decennio in cui siamo immersi, dove anche questo processo entra in crisi. Perché entra in crisi? Perché ovviamente l'economia finanziaria ha garantito profitti giganteschi, però porta con sé un problema, che se io costruisco continuamente bolle finanziarie, cioè volumi di mercato che non hanno nessuna connessione con la realtà, a un certo punto questo insieme di bolle crea un circolo vizioso per cui esplode una bolla, nasce la crisi finanziaria, si costruisce un'altra bolla che poi esplode, nasce l'altra crisi finanziaria. Solo per darvi un'idea, mentre nel Novecento le crisi finanziarie, a parte quella grossa di Wall Street del 29, avevano una ciclicità decennale, cioè c'era una crisi finanziaria significativa ogni 10 anni, dal 1982 ad oggi le crisi finanziarie significative hanno una cadenza inizialmente ogni 3 anni e negli ultimi 20 anni annuale, fino alla crisi finanziaria in cui siamo immersi, che è sostanzialmente permanente. Allora il modello ha bisogno a un certo punto di reinvestire una parte dell'enorme massa di denaro accumulata sui mercati finanziari in qualcosa di reale. Perché? Da una parte per, diciamo, ridurre il rischio delle bolle finanziarie, dall'altra per riprendere l'accumulazione finanziaria.
Però il modello a questo punto si ritrova con lo stesso problema che aveva alla fine degli anni Ottanta. Cioè deve investire soldi, cioè farvi comprare delle cose, ma la situazione che si trova di fronte è identica se non peggiorata rispetto agli anni Ottanta. Perché chi era impoverito e ancora più impoverito non può comprare nulla. Voi che avete ancora una capacità di acquisto, avete già comprato tutto. Allora il modello deve farvi comprare cose che finora voi non compravate. Come fa a fare questo passaggio? Beh, se io comincio a dire che l'istruzione non è un diritto, ma è un bene economico, vuol dire che una parte di voi non studierà, perché non se lo può permettere, ma chi se lo può permettere pagherà per studiare. Se io comincio a dire che la salute non è un diritto, ma un bene economico, vuol dire che una parte di voi morirà, perché si morirà in casa, ma chi se lo può permettere pagherà per avere la salute. Se io comincio a dire che l'acqua non è un bene comune, ma un bene economico, ho fatto bingo, perché? Perché per farmi comprare automobili, cellulari, devo spendere miliardi di pubblicità. Nessun bisogno di pubblicità per farvi consumare l'acqua, voi siete necessitati a farlo tutti i giorni per sempre. Se quell'acqua è mia, io ho un mercato garantito. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'attacco ai beni comuni, ai diritti, al cosiddetto Stato sociale, per questo modello è obbligatorio per poter continuare. Cioè non siamo in presenza di qualcuno che è particolarmente malvagio, per cui basterebbe tornare al cosiddetto liberismo temperato. Io quando sento qualcuno in questi giorni che dice ricostruiamo l'ipotesi del centro-sinistra, lasciamo stare la parte politica, ma dietro che pensiero c'è? C'è l'idea che questo modello può essere ancora governato, cioè permettere alla finanza di continuare a fare i suoi interessi, ma garantendo una serie di diritti. Chi dice questa cosa andrebbe messo nel museo. Perché? Perché la crisi sistemica di questo modello obbliga questo modello esattamente ad attaccare la fascia che abbiamo chiamato di compromesso sociale. Perché le risorse accumulate sui mercati finanziari non possono essere investite in nuove automobili o in nuovi cellulari. E cellulari ancora un po' perché c'è un'innovazione tecnologica ancora molto veloce. Ma devono essere investite nel mettere sul mercato quello che finora era o fuori mercato o se anche stava nel mercato era pubblicamente regolato. Il lavoro è sempre stato sul mercato, ma esistono i contratti nazionali di lavoro, esisteva l'articolo 18, cioè esisteva una regolazione pubblica di un mercato e quindi viene attaccata. I beni comuni naturali e sociali, naturali vuol dire acqua, aria, energia, territorio, quelli sociali sono quelli frutto delle conquiste sociali, salute, istruzione, previdenza, formazione, erano fuori mercato e devono essere messi sul mercato. Questo sistema non può sopravvivere se non fa questo passaggio. Ma allora la favola liberista raccontata negli anni 70 si deve modificare. Perché se io prima vi dicevo facciamo fare al mercato che ci darà benessere per tutti, perché la ricchezza prodotta sarà talmente tanta che a cascata ce ne sarà per tutti, oggi che vi devo privare sostanzialmente di tutto non posso più raccontarvi la favola liberista. La favola deve diventare un incubo e io devo creare lo shock. Qual è lo shock? Il debito pubblico. Lo shock esiste esattamente per trasformare la favola nell'incubo collettivo. Faccio anche qui una premessa. Il modello capitalistico non sta molto bene. Noi non è che siamo in salute perfetta, ma nemmeno il modello capitalistico sta molto bene. Perché? Pensate a un modello che continuamente deve veicolare messaggi contraddittori. Qualsiasi talk show o telegiornale guardate, vi rimanda, vi veicola l'immagine dell'uomo colpevole, uomo-donna, colpevole del debito. Perché lavoriamo troppo poco, perché andiamo in pensione troppo presto, perché non siamo produttivi. Noi siamo gli uomini e le donne colpevoli del debito e il debito va espiato. Però dentro
quei talk show, ogni tanto c'è la pausa pubblicitaria e improvvisamente l'immagine diventa quella dell'uomo innocente nel consumo, spensierato, che attraversa il paradiso delle merci e che le deve comprare, che è felice di comprarle, che ne ha diritto come un fanciullo innocente. Ora, un modello che veicola la colpa del debito da espiare, però immediatamente dopo, siccome dobbiamo consumare, veicola l'idea dell'innocenza e la spensieratezza del consumo, è un modello di per sé strutturalmente contraddittorio. Come fa a stare in piedi questa cosa? La trappola del debito serve a questo. La trappola del debito è l'ideologia che serve a far dire a ciascuno di noi non serve non a convincerci che questo è il migliore dei modelli possibili. La favola serviva a quello. La favola diceva: lasciamo fare il mercato, ci sarà benessere per tutti. Quella favola parlava ai nostri menti e ai nostri cuori. Se io vi dico privato è bello, vi sto dicendo una visione del mondo e voglio convincervi. Se io vi dico privato è obbligatorio, non parlo più i vostri cuori e le vostre menti, non ho voglia di convincervi sulla mia visione del mondo, mi basta la vostra rassegnazione. In Italia questa cosa è stata evidentissima. Il modello liberista ha avuto una discontinuità gigantesca 6 anni fa, tra poco è l'anniversario, referendum sull'acqua, dove la maggioranza assoluta del popolo italiano ha detto: fuori l'acqua dal mercato, fuori il mercato dall'acqua. Cioè ha detto: a te che mi dici che tutto deve essere regolato al mercato, ti dico che esistono dei beni, l'acqua, ma l'acqua come paradigma di molto altro, che siccome sono essenziali alla vita e alla qualità della stessa, non solo vanno dichiarati beni comuni, ma vanno sottratti alle leggi del mercato. È stato il processo culturalmente più antagonista che abbiamo prodotto negli ultimi 30 anni in questo paese. Come ha risposto il sistema? Ha detto: va bene, non la pensate più come noi, non c'è problema, potete pensarlo, meglio a casa vostra da soli prima di dormire, perché quando state per strada vi deve essere chiaro che se anche privato non è più bello, è obbligatorio e ineluttabile. Ma per fare questo passaggio io devo trasformare la favola in un verbo e vi devo spaventare. E allora vi devo dire che siamo vicini al default, che c'è il precipizio. Per 6 mesi vi devo dire lo spread, che è sparito Berlusconi, è sparito lo spread. Berlusconi ha detto solo una cosa vera nella vita: gli hanno fatto un colpo di Stato. Diciamo, uno dei colpi di Stato più benigni del mondo. Però è vero che Berlusconi, siccome non era in grado di garantire questo passaggio, perché era in altre faccende affaccendato, è stato eliminato. Lo spread è diventato emergenza nell'agosto 2011, ha smesso di essere emergenza un mese dopo che è stato messo Monti a governare. Improvvisamente lo spread lo siamo dimenticati. Per 6 mesi abbiamo sentito solo quella parola, che serviva a cosa? Terrorizzarci, a spaventarci, a dire: attenzione, siamo vicini al precipizio, attenzione, c'è il default. Poi quando parlano in inglese dovete sempre guardarmi le spalle, questo io ve lo dico. Ogni volta che sentite i poteri dominanti parlare in inglese, voi vi dovete guardare le spalle. Bravo. Perché è così, cioè, se io vi dico riforma del lavoro, se io vi dico job tax, voi dovete guardarmi le spalle. Perché è così, usano le parole esattamente per spaventarci, per dire che c'è un sapere inaccessibile alle persone, perché chi parla inglese non è da tutti, e che dietro lì c'è sicuramente una cultura e un pensiero scientifico che a noi umani non è accessibile, quindi dobbiamo sostanzialmente accettare. Quindi il fallimento non si chiama fallimento, si chiama default, perché sembra una cosa, ed è la stessa cosa identica, no? La trappola del debito è esattamente costruita per questo. D'altronde le riprove ci sono tutte. Voi prendete le dichiarazioni di Padoan negli ultimi anni. Ogni volta che Padoan dice privatizzano il 40% di Poste, 40% di Poste ha fatto incassare allo Stato italiano 6 miliardi. Padoan dice la privatizzazione di una parte di Poste serve ad abbattere il debito pubblico. Andate sul dizionario e leggete il significato della parola abbattere. Significa distruggere, radere al suolo.
il nostro debito pubblico, grazie alla privatizzazione di Poste, da 2.217 miliardi scende a 12 miliardi. Si chiama battery. Poi nel frattempo Poste, che faceva 1 miliardo di utile all'anno, significa che per lo Stato, avendo privatizzato il 40%, ne entrano invece con 1 miliardo 600 milioni ogni anno. Quindi alla lunga lo Stato italiano perde. Ma ogni volta tutto è fatto per abbattere il debito pubblico. Allora, se la questione è in questi termini, discutibile come tutte le teorie, la mia è discutibile nel senso che si può discutere e vi invito a discuterla, noi dobbiamo costruire una contronarrazione sul debito, utilizzando sia i dati sia quello che c'è dietro i dati. Il libro è pieno di dati. Perché? Perché anche per spiegare che in realtà siamo di fronte alla trappola ideologica, i dati sono molto utili. Allora prendiamo, facciamo due esempi che nel libro sono riportati. Uno è il debito pubblico italiano. Allora, il debito pubblico italiano è molto alto. In senso assoluto noi siamo i terzi del pianeta. Diciamo, saremmo i quarti se la Cina contasse le cose come le contiamo noi. Nel senso che in Cina non si conta il debito pubblico delle amministrazioni locali. Il giorno che lo conteranno, la Cina è al secondo posto dopo gli Stati Uniti. Per ora la Cina è sana, secondo i tecnocrati, perché ha semplicemente eliminato il debito delle città e quindi dice il debito pubblico nazionale è questo. Però diciamo, in questa classifica noi siamo terzi dopo gli Stati Uniti e Giappone. Quindi abbiamo un debito pubblico alto. Dovuto a cosa? La vulgata dominante dice il fatto che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. I mitici anni di Craxi, io mi ricordo, so cosa faceva Craxi, ma io mi sono divertito, no? Diciamo, non è che ho speso moltissimo, no? Soprattutto non ho fatto spendere moltissimo. E se uno va a vedere i dati scopre delle cose interessanti, tanto che il nostro debito pubblico non è vero che è sempre stato alto. Guarda un po', dal 1960 al 1981 il nostro debito, rapporto debito-PIL è sempre stato sotto il 60%, che è la cifra che i tecnocrati di Bruxelles, ve lo dico, cifra dal punto di vista scientifico assolutamente arbitraria, ma facciamo finta che sia fondata. Bene, il nostro debito, il rapporto debito-PIL dal 1960 al 1981 è stato sotto il 60%, cioè noi siamo un'economia perfetta. Raddoppia dall'81 al 94. Che succede nell'81? Succede un divorzio tra la Banca d'Italia e lo Stato, cioè e il governo. Cioè cosa succede? Che il ministro del Tesoro scrive una lettera al governatore della Banca d'Italia e gli dice: che ne pensi di rendere indipendente la Banca d'Italia? Quell'altro gli risponde: sì. E senza nessun passaggio istituzionale, perché noi diciamo che oggi c'è un attacco alla democrazia, ma la banca centrale si è resa indipendente dallo Stato italiano con uno scambio di lettere fra il ministro del tesoro e il governatore della Banca d'Italia. Non è nemmeno passata in Parlamento per una ratifica questa cosa. Dal giorno dopo il divorzio è stato consensuale. Ora, per capire cosa significa il divorzio, bisogna capire su che cosa era fondato il matrimonio. Quando c'era il matrimonio, lo Stato cosa faceva? Lo Stato si deve finanziare per fare le opere pubbliche, per fare una serie di cose. Cosa fa? Emette titoli di Stato. Quando c'era il matrimonio, la Banca d'Italia cosa faceva? Garantiva allo Stato di comprare i titoli invenduti a tasso di interesse prefissato. Cosa permetteva questo allo Stato? Di emettere i titoli di Stato con tassi di interesse basso, perché se anche voi non ne compravate nessuno, li comprava tutti la Banca d'Italia a tasso prefissato. Cioè non c'erano elementi speculativi. Quando avviene il divorzio, significa che la Banca d'Italia non fa più il paracadute dello Stato. A quel punto lo Stato si deve finanziare, voi dovete comprare tutti i titoli di Stato, se no lo Stato non ha le risorse, e quindi lo Stato deve renderli allettanti, cioè con tassi di interesse molto elevati.
Dal 1961 al 1980 i tassi di interesse pagati sui titoli di Stato erano sempre sotto inflazione. Dal 1981 al 1994 i tassi di interesse sono mediamente 4,2 punti in più del tasso di inflazione. Il debito raddoppia per questo. Qualcuno vuole la controprova? Andate a vedere la spesa pubblica italiana dall'81 al 94. È costantemente inferiore alla spesa pubblica europea, sia in senso assoluto sia in senso di aumento. Cioè, la spesa pubblica europea dall'81 al 94 è più alta di quella dell'Italia e in quell'arco di tempo aumenta di più di quanto aumenta in Italia. Cioè, tutto è successo tranne che noi abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. C'è una parte del paese piccola che ha vissuto al di sopra delle nostre possibilità di mantenerli. Ma questo ci dice che addirittura la nostra vita è pure peggiorata, perché la spesa pubblica è stata più bassa, in più un pezzo di quella spesa pubblica se l'è presa la corruzione. Altro che noi abbiamo vissuto di sopra le nostre possibilità. Sono state meno risorse per noi e in quella diminuzione di risorse una parte pure è stata sottratta alla corruzione. Corrotti e mazziati, si dice in linguaggio filosofico. Questo è quello che è avvenuto a noi, al popolo italiano in questi anni. Controprova? Noi ci siamo indebitati in quegli anni di 1.300 miliardi, su quei 1.300 miliardi abbiamo già pagato 1.700 miliardi di interessi, nel frattempo il debito pubblico sale. E qualcuno dice che noi dobbiamo onorare il debito pubblico. Cioè noi abbiamo già pagato per interessi più del debito e nel frattempo il debito è salito. Capite cos'è la catena? La catena è questa cosa qua. Volete un'altra cifra? Il bilancio dello Stato italiano dal 1990 ad oggi ogni anno si chiude in attivo, tranne nel 2009 che ha avuto un leggero passivo. Perché siamo indebitati? Perché ogni anno noi paghiamo gli interessi sul debito. Paghiamo, l'anno scorso abbiamo pagato 68 miliardi perché le politiche della BCE hanno in qualche modo inciso, ma noi normalmente paghiamo ogni anno tra 80 e 90 miliardi di interessi sul debito. Naturalmente per pagare quegli interessi ci indebitiamo e quindi l'anno prossimo paghiamo interessi sugli interessi, eccetera, eccetera, eccetera. Complessivamente dal 90 ad oggi chi di noi paga le tasse ha dato allo Stato 700 miliardi in più di quello che ha ricevuto sotto forma di beni, servizi, eccetera. E c'è ancora qualcuno che dice che noi abbiamo un debito da pagare. Questa è la realtà dei fatti, questi sono i dati. Allora, le privatizzazioni servono ad abbattere il debito pubblico o il debito serve come alibi per proseguire le privatizzazioni? Questa è la partita che dobbiamo comprendere. Faccio ancora due passaggi e poi discutiamo. Gli enti locali. Qui la cosa è strana, tra l'altro vi devo segnalare un errore che vedo che purtroppo voi avete riportato anche nel vostro, c'è un errore nel mio libro, lo dico perché quando un libro è pieno di dati, se uno scopre un errore in un dato, inficia, dice ah questo è tutto, allora ve lo anticipo, c'è un errore nel libro che purtroppo vedo che è riportato anche nel vostro volantino. È un problema di punto e virgola che però cambia la cosa. Il passaggio, vi dico anche la pagina per chi l'ha comprato, così fa la correzione, metto una virgola e siamo a posto. Pagina 119, laddove si dice che il contributo pagato dagli enti locali per il debito è passato da 1.650 miliardi a 16.650 miliardi. In realtà è da 1.650 miliardi a 16.650 miliardi. Anche perché abbiamo un debito pubblico di 2.000 miliardi, se i comuni avessero pagato 16.000 miliardi. Ve lo dico perché purtroppo lì c'è un punto, c'è una virgola che è diventata un punto, e quindi. Però adesso vi spiego la cosa, gli enti locali.
perché oggi sono sotto attacco soprattutto gli enti locali, o meglio, perché sono sotto attacco le comunità territoriali, perché se dico gli enti locali, poi qualcuno mi dice allora dobbiamo difendere i sindaci. No, la gran parte dei sindaci è complice o, diciamo, non resistente a questo processo. Se abbiamo detto che i grandi poteri finanziari devono reinvestire almeno una parte delle risorse accumulate sui mercati finanziari in qualcosa di concreto, quelli che sono sotto attacco sono i beni comuni. A chi appartengono i beni comuni? La gran parte appartengono alle comunità territoriali. Che cosa ha una comunità territoriale? Ha territorio, ha servizi pubblici, ha patrimonio pubblico. Tra l'altro, questa è stata quantificata dalla Deutsche Bank in un studio fatto nel 2011. La Deutsche Bank ha scritto nel 2011 un rapporto che si chiama Concorrenza, Guadagni e Crescita, dove scrive sostanzialmente all'Unione Europea dicendo cosa avrebbero dovuto fare Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia per uscire dalla crisi. Che è come chiedere a Dracula cosa facciamo delle donazioni di sangue. Cioè la Deutsche Bank è una di quelle che ha provocato la crisi, poi scrive all'Unione Europea dicendo cosa dobbiamo fare noi per uscire dalla crisi. Però la cosa incredibile non è tanto che la Deutsche Bank fa il suo mestiere, è che l'Unione Europea ha assunto questo rapporto e ne ha fatto, diciamo, il telaio della propria iniziativa. In quel rapporto c'è un capitolo che riguarda l'Italia, ovviamente, che dice che la stragrande maggioranza delle risorse, delle ricchezze di questo paese è in mano agli enti locali, e sono i servizi pubblici, il territorio e il patrimonio pubblico. Lì viene addirittura quantificato l'insieme di 571 miliardi di euro. La Deutsche Bank dice che per uscire dalla crisi va ovviamente privatizzato. Poi loro, siccome sono magnanimi, sanno che non si può privatizzare 571 miliardi di beni pubblici, dicono c'è una prima tranche di 42 miliardi immediatamente disponibile, basta la volontà politica. Tenete conto che il rapporto è del dicembre 2011, sei mesi dopo il referendum, e la Deutsche Bank scrive testuale: la priorità dovrebbe essere data alla privatizzazione degli acquedotti, punto. Purtroppo il recente referendum rallenterà il processo, che mi dà l'idea della concezione della democrazia. La democrazia non è che abbiamo scelto, quando va bene stiamo rallentando un processo che comunque deve andare in quella direzione. Ora, l'indicazione sulle comunità locali fa il paio con quello che sta succedendo sulle comunità locali dal 99 ad oggi. Cosa succede alle comunità locali? Per costringerle a privatizzare tutto, perché è quello che sta avvenendo, si è progressivamente messo il cappio al collo alle comunità territoriali. Come lo si è fatto? Diverse misure. La prima è il patto di stabilità, che correttamente dovremmo chiamare patto di destabilizzazione sociale, ma si chiama patto di stabilità economica. Che cosa è il patto di stabilità? Il patto di stabilità è l'insieme delle misure. Ogni Stato dentro l'Unione Europea stabilisce alcuni parametri di stabilità finanziaria. Quindi ogni Stato deve stare a questi parametri. Poi ogni Stato può decidere se anche gli enti locali stanno o no dentro questi parametri. Faccio un esempio: la Germania, per esempio, non applica il patto di stabilità alle città e ai comuni, l'Italia sì. Il patto di stabilità, per esempio, nella prima fase, dal 1999 al 2005, ha avuto un unico obiettivo: ridurre drasticamente il lavoro pubblico. Nell'arco di 10 anni è diminuito il 10% dei lavoratori pubblici, e nel frattempo si è costruita la campagna che il pubblico non funziona. Prima lo si è fatto dicendo che ogni 2 persone che andavano in pensione ne poteva entrare una, poi è diventato 1 ogni 5, poi è diventato il blocco del turnover. Cioè sostanzialmente si è reso sempre più difficile agli enti locali di esercitare il lavoro pubblico. Intanto le televisioni dicevano il pubblico non funziona. Seconda fase, si sono ridotte drasticamente le possibilità di investimento dei comuni.
Siccome c'è il debito, si è detto che i comuni devono ridurre drasticamente la loro capacità di indebitarsi. Faccio notare che ancora oggi gli enti locali contribuiscono al debito pubblico, nel libro scrivo, per una percentuale pari al 2,4%, oggi è addirittura passata, 2%. Cioè, se 100 è il debito pubblico italiano, gli enti locali provocano di quel 100 il 2%. Ma la gran parte delle misure è scaricata sugli enti locali. Nella seconda fase si riduce la capacità di investimento, vuol dire che gli enti locali non fanno più gli investimenti, non fanno più le opere, quindi trovate i buchi nelle strade, trovate il degrado, eccetera, eccetera, e intanto la campagna dice: vedete che il pubblico non funziona? Non sistemano più nemmeno le strade. Nella terza fase si riduce drasticamente anche la stessa spesa corrente, cioè si mette a rischio la stessa funzione ordinaria dell'ente locale. Insieme a questo ci mettiamo la cosiddetta spending review, cioè i tagli alla spesa, che attenzione, non hanno mai colpito i centri di spreco, ma sono sempre stati tagli lineari che ovviamente colpiscono i servizi che si rivolgono alle fasce deboli della popolazione. Questo, andate a vedere qualsiasi taglio è stato fatto, i risultati sono esattamente questi. Tutto questo che cosa serve? Serve per mettere gli enti locali con le spalle al muro, obbligandoli a mettere in vendita tutto. E questo spesso è stato fatto con la collaborazione dei sindaci. Però l'altro fatto è esattamente questo. Come si mette in vendita tutto? Beh, il territorio, per esempio, attraverso due modalità. Una è stata sufficiente la modifica di una piccola norma urbanistica, l'ha fatta Bassanini. Quando avete in mente un disastro negli enti locali, sappiate che è sempre Bassanini che fa queste cose. Cosa ha fatto Bassanini nel 2004, mi sembra? Ha detto che gli oneri di urbanizzazione possono essere usati per la spesa corrente. Voi dice: che ci azzecca questa cosa? Gli oneri di urbanizzazione, immagino sappiate, sono quelli che si pagano quando si costruisce una casa. Presa dal punto di vista, tirata per i capelli, filosofico, potrebbe voler dire: siccome io mi approprio di un bene comune che è di tutti, cioè il territorio, devo pagare degli oneri perché si facciano con quegli oneri dei servizi per il territorio stesso. Quindi, fino ad allora, gli oneri di urbanizzazione potevano essere usati solo per gli investimenti, cioè per fare i servizi. Se io dico a un comune che è collassato dal punto di vista economico, che può usare gli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente, cioè per pagare il custode della palestra, che cosa succede? Che trasformo il sindaco da tutore del territorio in broker del territorio. Cioè, mentre fino ad allora erano i costruttori che andavano a farla questo al comune per dire: mi cambi la destinazione d'uso di quel terreno, adesso sono i sindaci che inseguono i costruttori e gli dicono: per favore vieni qui a costruire, perché così io posso mettere tra le entrate gli oneri di urbanizzazione e pago il custode della palestra. Cioè i sindaci diventano quelli che mettono in vendita il territorio. Perché? Perché devono far funzionare la macchina ordinaria comunale. L'altra modalità sono i grandi eventi, le grandi opere, che non servono a nessuna delle popolazioni coinvolte, ma servono semplicemente a movimentare denaro che permette poi ai soggetti detentori di quell'appalto di poter andare sui mercati finanziari dicendo: io ho questo asset, il TAV di Val di Susa, e quindi il mio titolo può valere le mie transazioni, eccetera, eccetera. Che siano basi militari, che siano grandi opere come il TAV, che siano grandi eventi. A Roma, centro-sinistra del governo, cosa facciamo? Le Olimpiadi. Centro-destra, le Olimpiadi. 5 Stelle hanno resistito alle Olimpiadi per poi dire: lo stadio è perfetto. Cioè, la logica è sempre la stessa: il territorio messo a valorizzazione finanziaria. Patrimonio pubblico, andate a vedere i programmi elettorali, non ce n'è uno che non dica vendere il patrimonio pubblico, perché sta nel fatto che vanno trovate le risorse, e la privatizzazione dei servizi pubblici è esattamente il processo che è in corso. Cioè, in questo processo di attacco ai beni comuni,
La prima, il primo elemento che è sotto attacco è la democrazia di prossimità, cioè sono gli enti locali e le comunità territoriali. Per questo diventa fondamentale che territorio per territorio si cominci ad avere un approccio sistemico alle cose. Qui vengo alla conclusione di questa parte. Qual è l'insufficienza dei movimenti attuali, cioè di tutti noi? È che finora ciascun movimento mette in campo battaglie generosissime, ma lascia che il quadro delle risorse che devono rendere esigibili i diritti e le rivendicazioni che mettiamo in campo sia narrato, tracciato dai poteri dominanti. Questa cosa qui comporta che qualsiasi lotta stiamo facendo, che stiamo lottando per un asilo nido, che stiamo lottando per una qualsiasi battaglia, la risposta sia sempre: c'è il patto di stabilità, c'è il debito, non ci sono i soldi. Allora bisogna che noi aggrediamo quel terreno, cioè non dobbiamo fare un collettivo in più. Quindi c'è quelli che si occupano dell'acqua, quelli dei rifiuti, quelli del TAR, e poi facciamo il giovedì la riunione sul debito. Non è così. Bisogna che ogni lotta inserisca dentro la propria filiera la questione delle risorse, la questione del debito. Cioè ogni lotta deve risalire la filiera fino a dire chi decide la destinazione delle risorse. Guardate, questo è evidentissimo in una città come Roma. Noi abbiamo messo in piedi, immagino sappiate, c'è questa rete che si chiama Decide Roma, so che Assemblea 21 adesso si chiama anche Assemblea 21 Decide Torino, e si sta diffondendo un po' questa idea che bisogna riappropriarsi dal basso dei beni comuni, della democrazia, eccetera. Quando abbiamo messo in piedi il primo rapporto sull'auditoria del debito di Roma, la cosa che risulta evidente, che dà l'idea anche del fallimento della giunta grigina romana, è questo: Roma ha un debito, diciamo gonfiato in termini mass mediatici, perché l'emergenza è sempre una pedagogia. Quindi dire che il debito di Roma è gigantesco serve a dire che non si può che fare come dicono loro. Però, se stiamo al quadro attuale, il debito di Roma, o meglio, il rientro dal debito di Roma, è determinato da due leggi dello Stato. Cioè non è il Comune di Roma che decide sul debito. Il decreto Salva Roma è una legge del governo, è una legge del Parlamento, che prestabilisce tutte le scelte politiche e economiche che riguardano la città di Roma da qui al 2048. Allora, c'entra o no la democrazia? C'entra o no la riappropriazione dei beni comuni? Ma detta più chiaramente, che cosa facciamo a fare le elezioni a Roma se chi viene eletto non ha scritto nel programma che la prima cosa che farà è mettere in discussione il Salva Roma, il piano di rientro, per permettere alla città qualsiasi orizzonte possibile? Se tutti quelli che vengono eletti danno per scontato che il quadro Salva Roma, il piano di rientro, non è in discussione, evitiamo le elezioni, facciamo a sorte, ognuno di noi può governare, tanto è già tutto prestabilito. Lì c'è scritto quanta parte del patrimonio pubblico va venduto, quanti servizi pubblici vanno privatizzati, ogni anno quanto i cittadini devono pagare per rimborsare il debito, è già tutto scritto. Allora, se tanto mi dà tanto, Roma è semplicemente l'iceberg più evidente di quello che succede in tutti i comuni. Tra l'altro, in rapporto alla popolazione, il comune più indebitato d'Italia siete voi, è Torino, cioè siete più indebitati di Roma in rapporto alla popolazione. Allora, o i movimenti cominciano a... Si tratta semplicemente di portare alle estreme conseguenze quello che ci raccontano gli altri. Gli altri ci dicono: era un debito privato, forse, l'abbiamo trasformato in debito pubblico, quindi ve lo dovete pagare. Bene, estremizziamo. È un debito pubblico? Bene, allora abbiamo tutti il diritto di sapere e decidere. Visto che ce ne dobbiamo far carico noi, fate il piacere di farci conoscere
l'entità del debito, con chi è stato contratto, per quali fini, per quali interessi, e soprattutto decidiamo noi quale parte va pagata, se va pagata, in che tempi la parte che va pagata pagheremo e quale parte invece non paghiamo per una serie di motivazioni, e semplicemente siamo noi ad assumerci collettivamente la responsabilità. Se non facciamo questo passaggio, ogni lotta che noi facciamo in un territorio, per quanto generosa, è condannata all'inefficacia. Guardate, lo dico non perché ogni volta uno deve sottolineare la contraddizione principale. No, una volta era capitale lavoro, se uno diceva c'è la contraddizione ecologica, era già un nemico del popolo, no? Però anche con i movimenti siamo un po' caduti in questa cosa. Io sono uno di quelli che ha lavorato moltissimo nel foro dei movimenti per l'acqua, no? Ogni tanto tutti ci innamoriamo anche della lotta che mettiamo in campo, no? Per cui io mi ricordo incontri tra lotte generosissime, dove tutti dicevano, beh, tutte le lotte sono reciprocamente importanti, ma l'acqua, poi c'era quello di Notaro, c'erano tutte le lotte, te le figuriamo, però, Notaro, poi c'erano dei rifiuti, ma vuoi metterli in cenerino? Cioè, si usciva comunque tutti con l'idea che la solidarietà fra le lotte è il sale della democrazia, della rivoluzione internazionale, ma la mia battaglia. Io non vi sto dicendo che il debito è la battaglia, io vi sto dicendo che ogni battaglia deve completare la filiera su cui si innesca. Cioè, se stanno chiudendo un ospedale a Roma perché c'è il debito, fare la battaglia per il diritto alla salute, per il diritto al lavoro è una cosa fondamentale e generosissima, ma se non contestiamo il quadro che dice si chiude l'ospedale perché c'è il debito, quella battaglia è persa. In questo senso, secondo me, Assemblea 21 è importante perché ha identificato che senza una rimessa in discussione della finanza pubblica locale e del sacrosanto diritto di tutti noi di sapere che cosa c'è dentro là e di decidere come utilizzare le risorse, le altre battaglie generosissime non vanno da nessuna parte. E questa è la parte che dobbiamo mettere in campo. Guardate che su questo è un terreno che gli altri lo vedono come il fumo negli occhi. Perché? Perché lo status quo funziona perfettamente. Fate tutte le battaglie che volete, generosissime, guardate la battaglia dell'acqua. Cioè, cosa c'è di più alto e forte di avere fatto votare sì la maggioranza assoluta del popolo italiano? Ha ragione la Deutsche Bank, abbiamo rallentato il processo, non di più. Perché? Perché il passaggio che dice questa cosa del debito, adesso ce la prendiamo in mano noi e cominciamo a dire se c'è diritto o no a quel debito lì. Chiudo con l'ultima cosa, velocissima. Io so già l'obiezione che dicono anche economisti della sinistra radicale. Per fortuna io ho studiato filosofia e quindi posso parlare di economia. Se annulliamo il debito, colpiamo il risparmio delle famiglie. Allora, dati alla mano, i dati della Banca d'Italia 2016 dicono che il debito pubblico italiano è in mano per il 65% a investitori italiani, per il 35% a investitori stranieri. Gli investitori stranieri sono la BCE per il 9%, il 26% sono fondi di investimento. Vi concedo che dentro i fondi di investimento c'è una piccola parte che sono i fondi pensione di lavoratori stranieri, per esempio i portuali inglesi hanno un fondo pensione, loro non hanno deciso di investire sui titoli di Stato, hanno semplicemente messo il loro risparmio nel fondo pensione che è investito sui titoli di Stato italiani. Quindi c'è una piccola parte, diciamo, di risparmio dei lavoratori. La parte in mano ai investitori istituzionali, ora le cifre esatte non me le ricordo, ma in mano alle famiglie è il 6%. Allora, 6% più una quota
diciamo, di lavoratori che stanno nel fondo di pensione non supera il 10-12%, il complessivo di persone che potrebbero essere danneggiate. Io dico chiaro che quelle persone vanno rimborsate. Qual è il problema? Se una famiglia ha messo i suoi risparmi in un titolo di Stato, gli va riconosciuto. Dov'è il problema? Sono il 12% del debito pubblico nazionale. Tempi e modi li concordiamo insieme ai detentori di quel credito. Perché l'altra cosa è chi l'ha detto che se io ho un debito lo devo rimborsare secondo tempi, modalità stabilite dal creditore. Esistono, guarda, non sto facendo della filosofia astratta, esistono convenzioni giuridiche internazionali, nel libro sono riportate tutte, dall'ONU alla Convenzione di Vienna, che dicono che il fatto che si ha un debito e che si decida di pagarlo non significa che le modalità e i tempi di pagamento debbano essere quelli stabiliti al creditore. Perché? Perché un debito non può mai pregiudicare la violazione dei diritti fondamentali di una popolazione. Mi pare possibile che la Grecia per pagare il debito deve far morire di fame i bambini, perché in Grecia succede questo. O che in Grecia non si possa avere la sanità perché va pagato il debito. Questa cosa è contro tutte le convenzioni internazionali, ma c'è scritto dall'uomo in avanti. E poi l'annullamento del debito è piena la storia, quindi non si capisce perché continuiamo a stare dentro una logica che è la logica costruita in maniera da trappola. Allora, come se ne esce da questa cosa? Secondo me, territorio per territorio, cominciando a ridiscutere la finanza pubblica locale. Allora, qui dentro, per esempio, siccome siamo a Torino e se ne è parlato spesso, la Cassa Depositi e Prestiti. Ma vi pare possibile che l'Italia è riuscita, unica al mondo, a privatizzare tutto il sistema bancario e finanziario? Nel 92 l'Italia aveva il 74,5% di controllo pubblico sulle banche, quasi neanche l'Unione Sovietica. La Francia nel 92 aveva il 36% di controllo pubblico sulle banche, la Germania il 62%. Oggi la Germania dal 62% è scesa al 51%. La Francia dal 36 al 31, dal 74,5 allo 0. Abbiamo privatizzato tutto il sistema bancario e finanziario del paese. Come la facciamo la riconversione ecologica dell'economia se i soldi stanno sempre in mano ai privati? Cioè, domani che la Fiat non è più marchionne, ma che deve continuare a produrre automobili per lo spostamento privatistico di ciascuno di noi che ammazzano i centri storici, fanno morire le persone di inquinamento, ma come la riconvertiamo la Fiat se chi detiene le risorse sono le banche private? Rischiamo che la Fiat diventi una fabbrica di armi, perché è molto più redditizia che una fabbrica di trasporto collettivo. Allora o ci riappropriamo di un pezzo, io nel libro scrivo socializzare il sistema bancario e finanziario, che è bello dirlo, però secondo me l'obiettivo è socializzare il sistema bancario e finanziario, ma bisogna cominciare da qualche parte. Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce 250 miliardi di risparmio dei cittadini, ma vi pare possibile che è stata privatizzata e che finalizza i suoi interventi addirittura a favorire la privatizzazione, la svendita del patrimonio pubblico e la privatizzazione dei servizi pubblici locali con i nostri risparmi? Allora ci vuole che territorio per territorio le comunità locali, che fanno già le lotte, mettano la questione della finanza locale, del debito, dentro la loro vertenza. Perché è l'unica possibilità di dire qualcosa di concreto quando diciamo decide Torino. Guardate che è così. Se noi diciamo decide Torino, ma le risorse le facciamo narrare dai poteri dominanti, bisogna dire che Torino non decide nulla. Se ci chiamiamo decide Torino, significa che decide Torino significa che tutto è oggetto del contendere, a partire dalle risorse e dalla loro destinazione. Questo è il passaggio. Poi c'è anche il passaggio sul debito pubblico nazionale, dove ovviamente il percorso è molto più lungo, ma costruita una contronarrazione,
ma anche lì andrà fatta una commissione di indagine indipendente che comincia a dire: cari signori, spiegateci questo debito pubblico, spiegateci perché lo dobbiamo pagare. Se il 60% è detenuto dalle banche, che sono le principali responsabili della crisi, ma qualcuno mi spiega perché gli dobbiamo dei soldi? Io non dico neanche che ce li devono loro a noi, che è vero. Sono magnanimo. Chiudiamola qui, ma non vi dobbiamo più nulla. Cioè, va costruita una partita per cui quel terreno non è più fuori dalla nostra portata. Noi oggi ci comportiamo, anche quando facciamo lotte durissime e facciamo gli scontri con la polizia, pensiamo di essere all'apice del conflitto e non ci rendiamo conto che invece l'apice del conflitto continuava consegnato al potere dominante. È questo scatto che serve. Se facciamo questo scatto, loro si spaventano, e quando loro si spaventano il paese va meglio. Lo dico chiaramente, è così. Finché loro sono tranquilli e noi abbiamo solo l'ansia e l'angoscia collettiva, quando è collettiva, peggio quando è individuale. Cui poi basta che uno dice c'è una bomba e la gente scappa. Perché? Perché nessuno ha più riferimenti, perché nessuno sa più a chi rivolgersi, a quali reti sociali fare riferimento. Allora, proviamo a ricostruire questa parte qui, però dobbiamo non fermarci nel momento in cui bisogna aprire il contenzioso sulle risorse. Questa è la partita che dobbiamo giocare tutti quanti. Se la giochiamo, secondo me c'è un futuro per l'Italia, non solo. Io mi fermo perché ho parlato fin troppo, e grazie.